Amore, ma hai dormito vestito? Gorilla di merda. Cosa ha fatto stavolta? Mi sa che mi ha messo qualcosa nel bicchiere. Amore, ascolta. Stasera siamo io e te, vero? E te dove? Cazzo. Scusami, amore, l'anniversario, scusami. Scusami l'anniversario, scusami, amore, scusami. Non mi sono dimenticato, te lo giuro. Vedo. Amore, ho già preso il regalo, prenotato il ristorante, scelto l'orario, tutto, qualsiasi cosa. Te lo giuro. Io e te, questa sera insieme, solo io e te, solo io e te. Ok, piccola. Ora ho bisogno di un caffè, cazzo. Vos sois l'hermano del puto Pansono, Come? eh? Tu hermano quiso joderme, però io quiero mi plata atrás. Guardi, ho fretta, non ho capito un cazzo di quello che sta dicendo. Tuo fratello tiene 2 ore per ridarmi i soldi. Non farmi tornare. Come salti? Come 2 ore? Ma che cazzo ha combinato adesso? Pronto, bro? Bro, è appena venuto un sudamericano sotto casa che vuole dei soldi. Bro, non posso parlare adesso! Eh? Non l'ho capito un cazzo, non ti sento. Ti mando la posizione su WhatsApp! Raggiungimi! Ma dove cazzo mi ha mandato con la posizione? Dove cazzo sono finito? Fammelo chiamare, quel deficiente atomico. Bro, dove cazzo sei? Mi hai mandato la posizione, dove sono finito? Sono qui. Arrivo, bro. Come stai arrivando? Non ti vedo. Perché mi trovo nel deserto? Bro, ho visto una serie, ok? Che mi ha cambiato la vita. Faremo soldi a palate. Ci stenderemo sui soldi e faremo così, sui dollari, come in Bed in Bed. Sì. A parte che si chiama Breaking Bad, non Bed in Bed. Che cazzo significa Bed in Bed? Letto nel letto? Che serie è il letto nel letto? E poi scusami, allora. Come spiega tutto questo un sudamericano sotto casa che vuole dei soldi e mi minaccia? È il gringo. Il gringo? Il gringo. Chi cazzo è il gringo? Stai tranquillo, ok? Ha ammazzato diversa gente. Aveva i suoi motivi, ma è una brava persona, è una brava persona. Se ci parli, dopo capisci anche tu che è una brava persona. Ma si è ammazzato della gente, no? Come fa a essere una brava persona? Non torna qualcosa? Sono caratteri, sono caratteri. Ma non sono caratteri, è un criminale! È un trafficante! Trafficante. No, no, si occupa di import-export tra nazioni, ecco. Ha detto rivoglio i miei soldi. C'è stato un piccolo fraintendimento. Lui è venuto da me perché voleva della roba blu, ok? Io ne ho solo verde di roba, non ne ho blu. E quindi mi sono chiesto, ma
Come faccio? Idea, perché tuo fratello è un genio, è un genio. Cos'è blu? Cos'è blu? Dai che lo sai. E i puffi sono blu, che cazzo ne so? Il Viagra, bro, il Viagra, ok? Ne ho presi bancali, quintali di Viagra, li ho sminuzzati tutti e glieli ho spacciati come sostanze. Tuo fratello è un fottuto genio, ho fregato un trafficante, cazzo. Sì. Ma tu non sei un genio, sei un mongopatico. Il tuo cervello deve essere stato creato dentro una caverna, all'interno del buco di culo di un ippopotamo in agonia. Allora, ha detto che abbiamo 2 ore. Come vuoi gestire la situazione? So come comportarmi. C'è il metodo Matt. Che sarebbe? Facciamo una riunione, ok? Gli porto figa, sostanze e alcol. E si risolve tutto. Quindi non mi devo preoccupare che questa persona si ripresenti sotto casa con cattive intenzioni. Posso stare tranquillo. Bro, tu quella persona e il gringo non lo vedrai mai più. Fidati di me. Oh, oh, parla! Non so un cazzo, lo giuro! Non so un cazzo! Il trato è molto semplice, Miguel. No plata, no aire. Oh. Ho una gallina! Entonces, ¿lo hacemos esa llamada a tu hermano? Teo. È il gringo. Quanto tempo non è? I miei soldi? Mio fratello. Enrique. Enrico, ma te che cazzo ci fai qua? Ciao, bro! Ma che cazzo sta succedendo? Tranquillo, è tutto sotto controllo, come puoi vedere, ok? Vedo, vedo! Visto? Tuo fratello sta bene, per ora. I miei soldi. O ammazzo tuo fratello. Ok. Igorigno! Ma io so Igor. Capito, è per far capire lo spagnolo. Entra un po' nel mood, dai. Ah, ok, ok, vado a prendere i soldi. Mio fratello. Prima i soldi. Mio fratello. I soldi. Mio fratello. I soldi. Beh, ragazzi, va bene, decidetevi. Cazzo, possiamo stare qui tutta la notte a dire prima questo, prima quella. Miguel, perché te metes? ¿Acaso estás apurado? Che cazzo ha detto?
Ma sto Najos, che cazzo ha detto? Non lo so, non capisco un cazzo. Ha detto che sono un uomo forte e bello. Io nunca dico eso. Oh, tremo, che va truando? Sì, vabbè, uno è pugliese, uno è sudamericano, manca un cinese. Sto capendo un cazzo d'anch'io. Forza, dai, sembra un congresso dell'ONU senza traduttore, che cazzo tiri? Enrique, por favor. La borsa. Prima il fratello di Matt. Puta, quando ti dico la borsa, mi intendiste? Oh, che sta facendo? Ti struppi! Ok, ok, brutti bastardi, stiamo calmi, stiamo calmi! Che cazzo fai, punti la pistola su di me? Ah, scusa, ecco. Io non c'entro un cazzo in sta storia, non c'entro niente! Sta calmo, bro, sei troppo teso, manderai tutto a puttane, manderai tutto a puttane! Tutto a puttane, questo mi punta la pistola in un vicolo con dei trafficanti! Una palabra massi, te lo juro! Non capisco che cazzo dici! Chiudi la bocca, ammazzo tuo fratello! State calmi, ragazzi. Ok, ora sono confuso. A chi devo ammazzare, Matt? Enrico. State molto calmi, ragazzi, eh? Che se spara a me, spara a lui! Vabbè, è un casino, insomma, via! Cagliense, caracol! Ora, voi mi date questa merda di borsa e mettete le pistole al pavimento e avete 3 secondi. Uno... Vabbè, cazzo... Dos... Y tres. Enrique, ve a ficarte. Ci sono tutti. Vámonos. Hasta luego, Miguel. Visto? Tutto risolto! Ma che cazzo tutto risolto? È stata un'agonia! Slegami, Igor, va, per favore! Ti ho salvato la vita! Mi hai rovinato la vita! Porca puttana! Sta a sentire a me! Allora, essere preso in ostaggio è come quando vai in carcere, no? Tutti ti vogliono uccidere, però quando sei uscito fuori nessuno ti rompe più i coglioni e te sei libero come una farfalla. Ascolta Igor, vai a fare in culo te, il vostro carcere di merda, la vostra vita del cazzo, è il mio anniversario, andiamo a casa! Oh, è vero, c'è l'anniversario! Auguri! Auguri, bro, andiamo a festeggiare! Andiamo! Dai, prendi per il culo, figlio di puttana! Abbiamo la stessa madre! Non capisce, niente. Amore... Ti giuro che c'è una spiegazione per il mio ritardo. Tutto ok, non è successo niente, stiamo tutti bene. Tutti bene. Vai. Sì, tu non... Amore... E comunque, se volete, la cena la preparo io. Non ho mai cucinato, però per voi questo è altro. Bro, lasciaci soli, per favore, dai. E che preparo dei 4 salti in padella? Lasciaci soli. Se volete... Ti dico lasciaci soli. Amore, ti giuro che è stata una giornata... Quell'altro deficiente mi ha messo in un casino, in una serie di pericoli che è un miracolo che io sia vivo. Un miracolo. Come stai?
Adesso bene. Non è stata colpa mia. Ellie, te lo giuro. Lo so. Io voglio bene, Matt, ok? So che non ha intenzioni cattive, ma il risultato non cambia. È un pericolo. Lui ci tiene tantissimo a te, ok? Questo lo sappiamo, ma purtroppo... È mio fratello. Io non ti separerai mai da lui. Mi stai lasciando? Amore, io lo so che mio fratello è un disastro, questo lo so. Però vedrai che con il tempo lui... L'ho detto tante volte. Lui non vivrà mai da solo. Ha bisogno di te. Avrà sempre bisogno di te. Girl, it must be you again. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed, but I'm still hooked on it. You are sacred in a way. I don't know God, but still have faith that he will manifest some way when I am next to you. Day, but who are we kidding? Ooh, ooh. We made all our memories here, felt our joys and shed our tears. When the Holy Ghost appears, hope he sends me back a few more years.